tecnica, ok, vediamo il triangolo, però ce lo vediamo, ok? Lo vediamo in maniera un po' più dettagliata, un pochino più tecnica, ok? Perché il triangolo lo sappiamo fare, se non male. Però qual è il discorso del triangolo? Che spesso ha tendenza ad aprire, nuova postura, esatto, presa, non sta ancora a prenderlo, anche quelli che passano molto mettendo pressione, come fa ad esempio Vincenzo, qua, il triangolo, pressione, apre le massa, ok? Allora, ragioniamo. Quando è che la parte più sacrificata? Ok? Quando io continuo a dargli un'azione, mi, e lui ha costantemente una reazione, ok? L'abbiamo visto per l'anno, va bene anche per il triangolo, lo stesso principio, ok? Se lui sta con le mani qua a appoggiare, esatto, sta in postura, ok? E io sto qua, comincio a aprire qualche giù, lui con istinto di tornare in postura e rimettere le mani qua, ok? Io comincio a aprire qua, esatto, io salgo e mi stringe, vedete? Questo è il triangolo, guarda. La guarda chiusa, non è mai la guarda chiusa per lo stato. Togliete la testa è chiusa, la guarda qua per stallare. Questa è una guardia più attiva, questa è una guardia aperta. Sentite che cosa vi dico dopo tanti anni. Che ho provato dopo sentire i guardi, ok? Questa deve essere molto più dinamica della guardia aperta. Ok? Perché? Perché lui c'ha sempre una carità da fare. Non ci dimentichiamo mai. Quindi, che cosa faccio da qua? Se io qua, appunto, porto giù, mi centrare, la testa, ecco. Per esempio, questa è una direzione in cui posso andare a pensare di fare triangolo, perché? Perché con questa testa la stringo e comincio a scalare con il triangolo. Oppure, se devo mettere le mani sotto la scella, classico, distanza, ok, io qua non so cosa fare, colpo, prendo, rompo, spingo, ecco che apro, per esempio, un'altra situazione, ok? Cosa succede? Quando io vado a cercarmi un braccio, porto giù, esatto, magari dove stato, andare di grande doppio braccio, spingo. Qual è il mio istinto qua? Di aprire e salire. Ma quando io apro, la sua reazione esatta deve andare in postura. Ecco, qua. Qua il triangolo perdo. È istintivo, ragazzi. Se io apro, mi salta. Allora, ragioniamo, costruiamo. Che cosa mi serve necessariamente per fare il triangolo? Isolare un braccio. Seconda cosa, lui non deve andare in postura, ok? Allora, invece che aprire completamente la guardia, io apro solo questa gamba e la metto qua, tipo un gancio, ok? Allora, guardia e lo metto qua, un gancio, per evitare che lui vada in postura, ok? Adesso, una volta che ho bloccato questo braccio, ok? Ho messo questo fermo, vedete, la guardia ancora c'è qua, uno, due, vado a cercare di andare uno, ok? E da qua comincio a aprire. Apro. Adesso come fa il braccio? Apro. Guardate qua, vado ancora sotto. Uso la gamba sola per spingere la testa verso di me. Non ho usato manco l'aggiustamento con la mano, solo con le gambe. Quindi blocco, ok. Blocco, vado su, comincio a girare, uso questa gamba. Uno. Spingo la gamba verso la testa. Spingo il ginocchio, okay. Quindi sta qua, sta in postura, esatto, qua, bella postura, arrivo sui gomiti, ce la faccio, apro giù, io sul braccio, ho già sul fianco, non so che andare sul braccio di tenere, ecco, che non ho questo, uno, due, uno, guardia, guardia, ok, esatto, a volte fa anche questo, fa anche questa gamba qua. Comincio a girare, ok, ecco, porto il braccio, la gamba, prima la gamba, posso fare adesso il piccolo aggiustamento, preso, e più vado sotto quella gamba, più il triangolo si chiude, ok? Quando è che io mi aggancio la caviglia? Quando io
io sparo il triangolo e poi da là il blu possa andare in postura. Se tu provi a fare questo piccolo accorgimento, cioè è come quando abbiamo visto la leva al braccio, no? Vi ricordate la leva al braccio? Prima isolo il braccio, poi salgo, poi porto la gamba qui, poi vado su tutto tempo, ecco. Vedete quanti passaggi per fare la leva? Non è che ho fatto questa, perché questa è bella da vedere, ma in realtà non succede mai questa cosa. In un contesto di gara, di combattimento, questa cosa non succede mai. Non c'è un fantoccio o un ok che vi sta facendo trovare. Cioè, da adrenalina a mille, tu appena vedi che apre, lui subito è proprio istintivo. Allora devo fare come una formichina, piano piano, costruisco, come ragno, vedo, costruisco, e poi la mia mi cade dentro. Quindi sto qui, esatto, ho sto braccio, porto giù, iso, qua, guardate, uno, due. Dove mi ha agganciato? Lui qua non può andare in postura. Perché per quanto vuole, a me anche se mi salza, non è postura questa, perché io sto presso attaccato a lui. Il mio bacino è sollevato. Non è una postura, è solo un livello diverso, una distanza diversa dal suolo, ma io col bacino sono ancora alla stessa distanza di terra, eh? La distanza tra la testa e il suolo è sempre quella, non è cambiare. Ok? Da qua, ok? Ho cercato di andare in hook. Vengo con questa gamba, spingo verso il ginocchio. Io l'ho chiuso così. guardate quanto è molta maggiore la pressione rispetto al triangolo normale. Va bene? Siamo qua. Ecco, lui è molto alto, no? Quindi c'è molta distanza con lui. Quindi la prima cosa io devo rompere da questa postura, ok? Quindi apro i punti di sforzo, giù, esatto, ancora, poi c'è una mette le mani qua, ok? Due mani, spingo, da qua, aggancio questo, rimane, spingo e vado qua, tac. Posso anche incrociare qua, non è un problema, ok? Quindi braccio dentro qua, da qui scalo, salvo, uno, aggancio qua, il lato destro, posso anche chiudere. La cosa c'è un diritto, perché io esatto, devo cambiare la rotazione. Ok, da qua. Adesso con questa gamba premo sulla sua testa, vado a cercare di chiudere il triangolo. Molto più stretto, molta più pressione. Posso stare? Sì. C'è anche un po' di vitreo. Qui? Ok. Quindi chiudo qua. Ok, adesso comincio a girare e a spingere, e quindi giro e spingo. Guardate, manco le mani usate. Giro, spingo. Guardate come il piede come fa, gira e stringo. Maschio